autorità iraniane e poi dall'altra parte abbiamo questa... in realtà sì. Io mi occupo di esteri e riceviamo tutti i giorni dichiarazioni di italiani, insomma c'è una posizione netta, c'è. Poi però d'altra parte c'è tutto il lavoro diplomatico che andrebbe fatto, lavora la Corte Penale Internazionale, come ci ricordava per l'Afghanistan Beatrice, e andrebbe fatto magari anche per l'Iran, e però poi abbiamo tutto il caso di due rifugiati che sono in carcere. Allora, Pereste Rezaifa, chiudiamo almeno questo primo giro con te, e tu fai parte di Donna, Vita e Libertà Roma. Io a te chiedo di raccontare anche tu quella che è la tua esperienza, anche tramite i contatti che tu senti quotidianamente delle donne iraniane in Iran, e ti chiedo anche di dirci se il movimento delle donne è sostenuto anche dagli uomini, quindi di dirci un po' qual è il ruolo degli uomini in Iran rispetto alle azioni delle autorità di Teheran.